tutto in bianco, non siamo più buoni a niente sott'acqua e sono bravi solo l'apnisti. Il concetto è: noi siamo bravi, ma facciamo degli errori che possiamo perfezionare grazie alla loro esperienza. Questo è il concetto. Sarebbe bello fare anche qualcosa di didattico, qualcosa di ricerca scientifica, qualcosa di misurazioni atletiche, qualcosa che ci può essere utile per crescere le nostre esperienze, apnea, compensazione, varie situazioni con degli esperti, no? Visto che ce l'abbiamo gli esperti, visto che abbiamo dei buoni rapporti con questa struttura, è nata l'idea appunto di Y40, perché qui in teoria, poi speriamo di portare a termine tutto, possiamo fare un po' più di riunioni, un po' più di didattica. Non parlo di nessuno di loro nello specifico, però mediamente il problema del pescatore, dell'agonista, della pesca in apnea è che è un autodidatta, che nella maggior parte dei casi, non tutti, e ci sono anche istruttori qua in mezzo fra noi, però nella maggior parte dei casi è un autodidatta che arriva a fare delle cose senza averle studiate, senza che nessuno gliela insegnate, magari pensa di sapere tutto, ma poi gli sfugge quel piccolo dettaglio. Io sono Marco Tuomo. Allora ci troviamo qui tra 10 minuti. Ragazzi, sincronizzate gli orologi. Il numero uno lo vuole dire che in effetti sono il numero uno.
Vediamoli tutti qua. Rivendilo domani che stasera si depila. Se l'ha dimenticato. Non fa un sacco di attrito con tutti quei peli. Morite. Oh, sembra la positoria quando li metti sotto sopra. Questo è il costume di Brandon Lee, ma io non capite. Beh, come sono le sensazioni del campione italiano in carica? Ci vorrebbe un po' di sale nella piscina. Un po' di pesce. Qualche sale, qualche sale. La positoria c'è, la portata da partire. Un po' meno positoria. Ah, siamo in TV. Siamo sempre noi, sempre i più forti di tutti. Italia 1!